Ragazze, vi contatto perché ho una proposta indecente da farvi. Dici, dici. Dici che ci proponi di uscire. Sto pulendo il sederino di Giorgio, ma sono tutta orecchie. Perché a volte di sera non vogliamo i figli a papà e usciamo tutte insieme? Da sole? Impossibile. Oddio, non esco da un anno e mezzo. Anzi no, se aggiungo anche i 9 mesi incinta in cui ero rottame, fammi pensare... 17 mesi! Io glielo lascio con piacere, tanto è bravissimo. 27 mesi che non esco con le amiche? Magari! Ma credo che non avverrà fino al 17° mese. Beh, volevo dire, anno. Forse. Ci porti ad ubriacarci? Dai, 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 come ai vecchi tempi! In verità, beh, ecco, considerando che non tengo più l'alcol e che con un bicchiere sbarello, vi proporrei di andare al cinema a vedere un film top che ci riguarda in prima persona. Mamma o papà, vorrei andarci con voi, così sparliamo un po' tra amiche. Quello con quel figo di albanese? Figo? Oh mamma, ma da quanto non fai sesso? Sì, dai, ho una vita sociale di una novantenne menopausa. Ora ne parlo con mio marito e vi dico. E la nostra serata alcolica dei vecchi tempi? Io al latto. Ma tuo figlio ormai ha 5 anni, forse è il caso di smettere, che ne dici? Ti ignoro. Comunque io ci sono per il cinema, però non al secondo spettacolo perché sennò mi addormento sicuro. Dai ragazzi, vi prego, voglio uscire con voi. Le volte che esco, esco sempre con mio marito. Che palle, uffa! Io non credo di farcela. Non ho mai lasciato il mio piccolo Edo da solo da quando è nato. E dai, molla sto figlio a papà. Scusate, Franceschino è ammalato, poverino. Non me la sento di uscire. Non voglio abbandonarlo. Che paccara. Ragazze, io sono carichissima. Finalmente usciamo insieme? Sì! Io ho già allertato mia mamma per dare una mano a Giorgio. Altrimenti mi chiama ogni 6 minuti per sapere cosa fare. Io incredibilmente sto bene e ci sono. Scusate, mi tocco. Non si sa mai. Ok, allora puntuale alle 8 davanti al cinema. Amore, ti ricordi che stasera esco con le mie amiche? Sì, lo so che è San Valentino, infatti vi ho preparato una bella cenetta. Basta accendere il forno. Come non sai come si accende?